per ringraziare i relatori per la loro disponibilità, professionalità e per gli autorevoli interventi. Il collegio di Avellino ha voluto mangiarli in maniera del tutto simbolica con una targa ricordo che sarà consegnata al presidente Antonio Santosusso. Questa targa, al notare dei siri, come dicevo, per l'autorevole intervento, l'altra targa la consegniamo presso gli amici, come dicevo, solo simbolico per alla targa aggiungiamo un nuovo libro che abbiamo come collegio riprodotto qualche tempo fa. Sono riferisce un po' a quella termina, sicuramente la cosa va. A questo punto consentitemi di salutare la famiglia di Enrico, alla moglie Valentina, ai figli Michele e Titti e a tutti i familiari presenti in sala. Vada un nostro abbraccio paterno e un saluto affettuoso. Vi invito ad avvicinarsi alla consulta di un abbraccio familiare e un piccolo consiglio in ricordo di questa magnifica serata che stiamo trascorrendo insieme e soprattutto per la pazienza che hanno avuto per ascoltare questi film direttamente tecnici. Era proprio quella di trovare qualcosa che servisse per il futuro e mi voglio legare a questa cosa da sull'intuizione, che è una cosa che spesso ricordiamo, e sono sicuro che l'intuizione più grande di papà al tempo è stata quella del suo team, del lavoro che siete voi, e quindi per questo voglio ringraziare non solo per la bellissima serata, per tutto quello che fate ogni anno, ogni 2 anni, insomma, per la, ricordare la memoria di papà, ma soprattutto vi voglio ringraziare per continuare un messaggio e continuare una cosa che lui diceva sempre, cioè che il collegio dei geometri di Avellino deve essere primo non solo in ordine alfabetico ma soprattutto per il lustro e per quello che ci mostra la formazione. Quindi grazie, grazie ancora da parte mia e di tutta la mia famiglia, quindi ringraziamento a tutte le persone, le autorità, i relatori, la passione dell'argomento che comunque è stato molto molto interessante, soprattutto a voi, grazie ancora per quello che fate in onore e in memoria di papà. Grazie a te. I saluti istituzionali a Torino li lascio dopo per i colleghi che sono tardati un pochettino, ormai è comodo. Io invece voglio approfittare in questo momento per omaggiare il consigliere nazionale, il delegato, il consigliere Cassa, per la data che ricordo anche per loro. Al
al consigliere Cassa Antonio Versa. Solo per cambiare il vostro piccolo contributo che ci ha consentito di fare questa grande manifestazione. C'è il nostro collega Antonio Gaggiano che oltre ad essere un buon produttore di vini è anche un ottimo fotografo. Entriamo ora nel vivo della presentazione dei tuoi iscritti, poi con la protezione dei colleghi con 35 e 40 anni di iscrizione e a seguire con il conferimento del titolo di senatore del collegio. Prima però consentitemi di ringraziare tutti i consiglieri del collegio, il presidente, la segretaria signora Matucci, per l'organizzazione e le riuscite di questa manifestazione. Anche se hanno voluto dare a me il compito di curare la programmazione, senza il loro contributo non avremmo ottenuto questo risultato. Grazie a loro. Giusto per ringraziare i benvenuti, lascio la parola a voi. Grazie Fabrizio, grazie ancora. Io devo ancora un attimo salutare, solo perché se ne è andato in ritardo rispetto al mio intervento, il presidente di Giaramento, Mario Rinaldi, accompagnato dalla signora e dal consigliere Rosato. Ringrazio il segretario del Collegio di Napoli, Carlo D'Alamico, per la presenza e per la vicinanza del collegio, sempre attento a queste cose e alle nostre manifestazioni. Saluto il collegio di Pisaletto, rappresentato dal segretario Felice Salvatore, il consigliere Gerardo Dottor e ringrazio ancora la Cassa, il consiglio per quello che hanno fatto. Ovviamente devo ringraziare tutti quanti voi. Devo ringraziare per questa manifestazione, però mi piace consentitemelo in breve ringraziare i consiglieri, ma li voglio nominare ad uno perché penso che sia doveroso da parte mia. Non li ringrazio, ma non perché li devo ringraziare, perché non possiamo raggiungere certi risultati senza l'aiuto di tutta la squadra. E allora ringrazio Enzo Della Vecchia, segretario. Ringrazio Gennaro Regali, ringrazio il consigliere Petrillo, Vincenzo, Marta Fabrizio, che qui ci avete appena conosciuto, Angela Castieri, Romeo Benone, Giovannino Ducci, Gerardo Manzi. Un ringraziamento forte, doveroso per il grande impegno che dedica sempre al collegio, prezioso e indispensabile, devo dire, alla signora Laura Matucci. Adesso penso che dobbiamo andare avanti con la premiazione. Mi ha chiesto una deroga a tutto questo e gliela consegniamo perché deve andare al compleanno della figlia, Salvatore Roberto, glielo concediamo proprio in maniera straordinaria, è venuto a questo impegno e quindi lo chiamiamo per il primo a ricevere questa targa, dopodiché lui ci deve lasciare con questo impegno. Allora premio il presidente, il collega Salvatore. Tante cose pure di nuovo.
fece, iniziamo con la presentazione di due giovani iscritti nel 2012-2013, invitiamo loro di man mano che vengono chiamati ad avvicinarsi. Allora, diciamo, a voi diamo il benvenuto della nostra categoria, vi auguriamo un futuro prosperoso con l'auspicio che sappiate individuare e cogliere nuove e migliori opportunità lavorative. Diciamo pure di non rimanere indifferenti alla vita del collegio, ma di seguire invece ogni sua attività. E voglio ricordarvi che per essere stimati professionisti e raggiungere ambiti traguardi occorrono, oltre alla passione e alla tenacia, l'umiltà, disponibilità, grande professionalità e soprattutto forte impegno. Dopo queste parole di augurio, invito ad avvicinarsi nel Ponte Vittorio, di diritto in fine, iscritto con il numero 3255. Volta veloce, Vanessa Giuseppe, il motore interiore, con numero 3000, ma il motore, giustamente, è l'unico motore, c'è ragione, con numero 3259. L'amico di Sventura, della Rocca Luigi, lo stesso di motore. Li abbiamo visti abilitarsi insieme, palesare insieme, un po' così che quello avrebbe insieme, visto? C'è questa vicinanza che può essere. Donatiello Derico, di Mercogliano, numero 3256. Video d'arte pure lui. Fabrizio Antonietta Lucia, ogni tanto la donna va bene nel nostro gruppo, sempre. Sono pochi che si avvicinano alla nostra categoria, per pochi ci sono che andiamo bene, lei è di Lavino. Graziosi Angela Antonio, di Frigento. Non c'è, scomparso. Murano Francesco, di Aquilone, con il numero 2265. Aquilone ha scontato sempre ottimi colleghi, mi raccomando, prende sempre da me. Petono Giuseppe. Ah, Murano Andato, scusa. C'è il Murano che è saltato. Murano Andato. Già era nell'intro che non c'è. Probabilmente. Petono Giuseppe, di San Martino Valle Caudina. Iscritto con il numero 3248. Non c'è. Non è voluto essere. Pierni Cristian. Ecco, lui c'è, il arrivo con il numero 2256. Alla fine è una bella passerella, è importante farsi vedere, farsi conoscere e soprattutto conoscere l'atmosfera che c'è oggi. Raimondi Nicola Antonio, di Canica, il numero 2258. Un'altra donna, Repucci Livia, non c'è, peccato, Santo di Luigi, di Locca San Felice, Scafuro Gerardo, sempre della Motor Unita, essere unita, Gracias.
Sinopoli Luciano. Ecco qui. Emilio Milioni. Italietta, mi ha fatto lavorare bene. Notare, però ci fai sempre la foto, vai con calma. Spina Grazia. Di Casalpore. Vitale Carne, non c'è, va bene, presentati i due iscritti, adesso passiamo con la relazione dei colleghi con 35 e 40 anni di iscrizione. Ci vediamo dopo. Loro hanno dato lustro alla categoria e al nostro collegio. Prima però invito Romeo Tenore ad avvicinarsi. No, no, lui premia. Lui premia i premiati. Quindi chiamiamo Garofalo Giuseppe. Ecco, salutando Garofalo Giuseppe di Lioni, iscritto con numero 1234. Lui con 35 anni di iscrizione. Girati per la foto, fermatevi un attimo con calma. Ricordo sempre che tutto passa, tutto va via, l'unica cosa che resta è la fotografia. Va benissimo. Non accalcate gli spalti, fate passare. Giancarlo Carne di Avellino, scritto con numero 1340. Noi vi convidiamo nelle foto di Antonio Gianni. Tersini Vittore, il nostro illustre grande soprano. Alzate, guardate il fotografo. Gerardo Manzi per premiare i prossimi colleghi. No, è l'occasione, si è messo alla davanti e quindi dobbiamo premiare. Presidente Rocco, con 36 anni di iscrizione, da 100, dopo anche ristoratore. Davide Colleghi. Cercatevi un attimo. Poi ci metto Giovanni. Aspettate, c'è pure a portare le figlioli per la foto da parte della moglie, perché la moglie stasera non è guardata. A te. Intelli Ernesto. Si vedi qua, non vedi l'altro. Avvicina. Ernesto Intelli. L'amore de Sanz, dice Domenico, scritto con numero 1274. È uno storico del nostro momento. Siamo sempre nostri buoni, grazie. Con numero 1286, con
grazie anche a sé alla discussione. Premi Alessio al posto di questo, allora Forgione Mario, la Grotta Vinalta, eccolo in fondo, tranquillo, atti di massimo della nostra categoria. Stiamo andando per l'età di iscrizione, non per l'alfabeto, per l'anno. Imbriani Felice, di Pozza della Campania, iscritto con numero 1229, il nostro Felice. Girate per la foto, girate il... Ok. Buongiorno Antonio, di Bisaccia, eccolo qua, sempre più giovane. Invito Angela ad avvicinarsi, Angela Restino, la nostra consigliera, dove stai? Ti sei messo in conto oggi, eh? Complimenti. Angela premia Maniscalchi Ignazio di Serino, iscritto con numero 1200. Ospito Domenico, stai in piedi, stai aspettando, voglio aspettare tutto. No. So che tu vuoi essere premiata la donna, io mi sono riservato di farti premiare la donna. Russo Igino. Girando per la foto, per il bene.
Va bene. Vinco Luigi. Luigi stasera. Ha superato lui stesso. Da Sant'Ostefano del Sole, scritto con numero 1242. Da poco ha preferito andarsene in pensione. Giro là. Adesso si dice un po' Tucci, così viene a prendere Tucci là. E poi al tema. Tucci Giovannino, l'altro consigliere, premia a Bari Quirino. Di San Martino Valle Carolina, scritto con numero 1170. Pensa che Enzo non ha preso come la meriva. Tucci premia ancora Caprio Giuseppe. Ecco il corso. Ho preso il bimbo. Vieni. Mi raccomando, fammi prendere con i Tucci, veramente. Caprio di Lapio, iscritto con numero 1195. Ci stanno già. Veloce la foto. Cicotti Sergio. Gioca Cascinano. È scritto con il numero 1183. Non sembra. Accompagnato dietro dal figlio per la foto di corpo. E non è arrivato, guarda. Alternatevi, Tucci alla foto perché... Un attimo. Collega Scicotti vuole ricordare un collega scomparso da poco, il suo paesano. Sì, vorrei ricordare che ci sarebbe stato anche lui questa sera, Cosimo Quadrelli di Rocca Bacciana, che è finito. Il nostro segretario della vecchia Cillo Vincenzo. Vincenzo, non c'è, Teodotti, non è venuto. Comino Donato, di Chione. Ci teneva della vecchia premiata. E Mendoza, alza lo sguardo. Perché la squadra è passata, non puoi fare bene, con gli occhi chiusi la foto ne esce pure. La rifacciamo. Prego. Greco Dionisio. Di Merito il primo. Iscritto col numero 1176. Gerardo Manzi, si avvicina. Dove sta Gerardo Manzi? Già c'è qua. No, sta qua. Gerardo Manzi premia, allora i colleghi con 35-40 anni abbiamo fatto premiare tutti dai consiglieri. I senatori li faremo premiare dalle istituzioni a alto livello. Abbiamo i consiglieri nazionali, i consiglieri di cassa, i presidenti dei collegi di Nitro. Allora Manzi premia Maiorano Umberto, il quarto della banca. Iscritto con numero 1173. Gerardo, avvicina qui a questa parte così la foto. Martino Carmine.
premia adesso il presidente, quindi Gerardo per andare, grazie gentilissimo. Moschillo Angelo di Ariano Irpino. Non potevano premiarlo. Con paesani, ma non accade per quanti piani. Quaresima e spedito. Eccolo qui. Gianni Grillo, scritto col numero 1177. La moglie vuole portare anche lei nel momento. Ha ragione. Siamo ancora quelli con 38 anni di iscrizione, qualcuno ce l'ha qualche anno in più e quindi non ha tempo. Consentitemi di presentare il prossimo collega, almeno con un tono diverso, il collega Cesare Sovice, è il mio socio di studio, è un 33 anni che lavoriamo insieme. Purtroppo cerchiamo di passare più tempo con lui che con la moglie. Ci siamo dovuti sopportare cinque. Certamente, ed è il minimo che fate la foto, vieni bene, fermo, presidente, fate la foto per te. Accompagnato anche dalle figliole che l'hanno immortalato, vedi? Nella vecchia si avvicini per premiare i colleghi con 39 anni di iscrizione. Nicola Caputo, Milioni. Iscritto con il numero 1181. De Mattia Michele. Di Tao Casi, iscritto per il numero 1180. Di prossima forma dopo intervento subito. Si avvicina Angela Restieri per premiare. Angela, dove sei? Stai nelle vicinanze. Fortuna Carmine? Non c'è. Gianzetti Pellegrino di Quadrelli, iscritto con il numero 1134. Sempre con molto capello e barba, ci ha sempre iniziato questo giorno. Luciano Vito di Santo Stefano del Sole, non è preoccupato perché non l'avevo visto. Iscritto col numero 1114. Presidente, presidente, devi tu? Sì. Mercurelli Renato. Ecco in fondo di Solota, iscritto per il numero 1116. Pennetti Domenico, l'altro collega di Fortunato. Iscritto con il numero 1145.
Santulli Francesco. Questi due li posso chiamare io, giusto per una cosa che non ricordo a me. Adamo Antonio, di San Martino Valle Caudina. Questo presidente Mario Armonico, Daniele Pino, professore annunciata la nostra consigliera, invece no, devi accontentare di Torino. Calabrese Gaetano di Serino. Io stavo io un altro ragazzo. A me metto un giorno la pagina. L'istituzione, lui è. Sta pure a un liceo. È lo storico, ma che poeta di Lioni, quindi ha pubblicato molte poesie. Dobbiamo dire che ha pubblicato. Poeta, lo fa, certo, poeta creato molto di sé. Poi Antonio Sergio, presidente di Letta, eccolo qua. Iscritto col numero 1111. Napolitano Lorenzo. Impaiano. No, facciamo dietro dove veniamo? In mezzo tra il presidente la vecchia vicino di Vittori Angelo. Abbiamo completato con la pensione dei colleghi con 35-40 anni di iscrizione. Adesso passiamo ai senatori del collegio, quelli colleghi che hanno raggiunto 50 anni di iscrizione. Coloro i quali hanno dato davvero lustro al nostro collegio e all'Italia popolare. Allora verrà consegnata una splendida data di d'oro. Facciamo venire i consiglieri di Salerno, segretario Felice, premia Aurigemma Costantino di Avellino. Questi sono i libri storici. Buono pane e vino.
Carlo, avvicinati per Carlo, prego. Calaricco, consigliere del Collegio di Napoli, che premia Vitale Grasso Luigi. Allora Vitale Mario. C'è stato soltanto un attimo di quindi abbiamo premiato adesso Grasso Luigi. No, scusa, Vitale Mario. Andiamo a girare in prego, prego, ne avete parlato pubblicamente, tutto consentito. Sì, ci penso Giovanni. Il nostro collega Cerese Giovanni, il Baiano, iscritto col numero 717. I ragazzi che hanno 3.500 oltre, a stessi numeri. Ok, grazie Marco. Il presidente adesso premia Grasso Luigi. Allora, Ezio. Caggiano Antonio, il nostro scrittore, con la foto in capello. Mi raccomando, la foto più di una, sorridente, allora. Tutti quanti vanno alla consigliera. Ah, lui è un bello tra le donne. Lui c'ha un tempo per le donne, ce la faccio. La foto particolare con le donne. Ezio. Colarusso Giuseppe, premiato dal nostro consigliere nazionale Enzo Mendelosi. Prego, bambino. È scritto con numero 660, giovane. Bassissimo. Amino, accomodati. Antonio Versa, consigliere Cassa, premia il collega Perrella Guido. Grazie.
Abbiamo l'opportunità di premiare anche il nostro consigliere anziano, il nostro Teodoro Romeo. Complimenti Romeo, per lo spirito soprattutto, metti in mezzo ai... Posizionare.
Genovese alla premiazione Morano Donato, il disaccio, iscritto con il numero 633. Sai che gli ultimi sono sempre i primi, sono quelli che rispettiamo di più, tu sei l'istituzione della nostra regione. Mario Rinaldi, presidente di Benevento, premia Pagliarulo Gerardo, iscritto con numero 649. Non sappiamo, le ore stanno sempre alle prime. Salvatore Roberto già l'abbiamo premiato, Romano già l'abbiamo premiato, Salvatore Roberto, Silano Pasquale. Però consentitemi questo mio piccolo
nel senso che vorrei indicare anche questa serata alla mia famiglia, perché essendo vicina, io volevo chiedere scusa praticamente alla prima stanza, quando non sto troppo vicino per dedicarmi, forse troppo, a tutte le volte, e io questa devo dedicare veramente molto di cuore a mia moglie e a mia figlia.